Benvenuti in un nuovo video. Ho già deciso di fare insieme a voi un video mukbang perché vi ho detto in settimana ho il video per lunedì, ho il video per mercoledì, ma che video faccio venerdì? E poi mi avete detto fai un video mukbang dove rispondi e io ho deciso di fare un video dove rispondevo alle vostre domande. Io inizio subito. Allora, come pizza ho preso un'ortolana, cioè funghi, mozzarella, vabbè, olio. Penso che ci ha messo anche delle patatine fritte e zucchine. Non so come ha combinato, ma va bene. E poi vabbè, ho preso anche una porzione di patatine con il bacon. Oh mio Dio, che schifo! Con il bacon. Iniziamo subito e vi rispondo anche alle domande. Ho una fame da lupi, quindi inizio anche a mangiare. Voi l'avete già vista anche la pizza. In tantissimi mi avete fatto le domande perché io poi ho messo anche il post due volte proprio per farvi vedere a tutti anche le domande, eccetera. Ok, preparatevi già che si sta avvicinando il periodo natalizio. Io già ho l'ansia per i video natalizi, quindi preparatevi perché usciranno tanti 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 video belli. Eccoci qua, primo pezzettino di pizza, spero che si vede bene. Ok. Troppo troppo buona. Allora, iniziamo con la prima domanda. Non so pronunciare il tuo nome, quindi tesoro, un bacione. Se seguite in dieta e allenamento? Allora, da come ho sempre detto, no. Allora, nella dieta non sono seguita da nessuno. Invece, per quanto riguarda l'allenamento, comunque sia il personal trainer della palestra, che ovviamente non è mai al 100% come una persona che comunque ti fa proprio gli allenamenti, scusatemi, gli esercizi proprio mirati per te, oh? Cioè è completamente diverso, sappiamo un po' i personal trainer delle palestre, però vabbè. Mi accontento. Agnese, un bacione, love you, anche io. Un bacione, poi un'altra ragazza che non mi ricordo il nome perché qui è un nickname, quindi ti mando un bacione. Ti senti stressato in questo periodo? Allora, sinceramente no. Mi chiede pure questa cosa perché chi mi segue sulle storie un po' sa che sto vivendo, ve l'ho accennato anche qui su YouTube, da comunque ottobre a oggi, delle giornate veramente dal lunedì al venerdì non stop. Infatti, ultimamente il sabato non mi riesco ad allenare perché arrivo il sabato troppo 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 stanca. Però sto cercando comunque di intrecciare tutto e di far comunque coincidere tutto, perché comunque andare a scuola, poi esci subito da scuola, vai in palestra, esci dalla palestra, corri subito a scuola guida, fortunatamente ho tutto veramente circondato, quindi fortunatamente, veramente fortunatamente, sono veramente fortunata su questa cosa qui. Ovviamente c'è un po' di stress, però sono comunque contenta perché comunque sto avendo dei buoni risultati in palestra, ma anche a scuola guida, mi sto impegnando molto, quindi speriamo bene. Poi Francesca, un bacione. Come va con la scuola? Qual è la materia che più ti piace invece quella che odi? Allora, la materia che più mi piace l'anno scorso economia, quest'anno no. Però me la cavo ancora bene, devo dire me la cavo bene, però non c'è proprio una materia che mi piace. L'altra domanda.
Come va con la scuola tutto bene? Fortunatamente faccio una scuola che mi permette di fare tante cose, cioè che è diversa da comunque un liceo che cioè praticamente mi impiega di meno tempo anche nello studio, cioè mi basta quelle 2 ore al giorno, tutto a posto, cioè ok. Quindi fortunatamente sì. È veramente buona. Super morbida, molto buona. Qui non mangio il cornicione perché da come mi deve vedere è bruciato. Poi ti compri tu, Martina, un bacione. Ti compri tu le cose fitto o i tuoi? Allora, vabbè, penso che intendi gli ordini online, no? I miei, l'unica cosa che mi pagano. Lo stringerò. La palestra. Poi qualsiasi cosa che vedete per il canale e la spesa quella lì giornaliera. Invece per quanto riguarda tutti gli ordini che vedete, quindi tutti gli unboxing fit, oppure tutto quello che vedete comunque le challenge per il canale. I prossimi video di Natale, la location che vedrete è tutta spesata da me perché è il mio lavoro, quindi sono le mie spese, io così la penso. Poi più là spero di riuscirmi a pagare anche la palestra. Se piove sempre lei, se più volte a settimana vorresti mangiare qualcosa o comunque sgarrare, cosa fai e come ti comporti? Allora, sinceramente, quando sto in fase di definizione faccio veramente l'impossibile, veramente tutto per farmi rientrare tutto nei macros. Invece adesso che sto in fase di massa, da come vi ho accennato già, io non alzo le calorie del mio fabbisogno giornaliero, anche se io brucio tanto al giorno, perché molto spesso, cioè no, molto spesso la domenica mi concentro proprio a pasto libero, cioè che non conto i macros né niente, proprio libero. Quindi mi sto giostrando così, oh. Quindi non faccio niente di particolare, però tipo un esempio, stasera per permettermi queste cose, quando ho fatto solo 2 pasti, nel post workout ho fatto solo uno shaker di proteine, per dirvi. Leo, qual è il cibo sgarro al quale fai più fatica a rinunciare? Dolci. Io, raga, io e dolci siamo un'unica cosa. Io non riesco a rinunciare al dolce. Oppure tipo il salato, però no, patatine, queste cose qua. Salato tipo intendo fast food, pizza. Sì, però di più il dolce, cioè a me il dolce mi fa troppo, troppo, troppo gola. Un bacione a te, Maru. Non hai pensato di rinunciare a questo stile di vita sano? No, mai. Mai, 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 perché comunque è una cosa che mi appartiene. E quindi no. Perché io tutto quello che faccio non lo faccio mai perché mi pesa o perché lo devo fare, ma solo perché lo voglio fare. E penso che questa sia una delle cose più importanti. Mai fare qualcosa contro voglia, oppure se vedete che voi non riuscite a fare più quello che facevate prima, così nello sport, così in qualsiasi cosa, chiedetevi perché adesso non ci riesco, perché invece prima io ci riuscivo, perché siamo fatti così io. Una volta ci mettiamo veramente il cuore nelle cose, diciamo no, mi piace, mi piace, mi piace, poi può capitare che da un momento all'altro, perché succede qualcosa, quella cosa non ci va più di farla e quindi noi non dobbiamo obbligarci a farla, no, no, ci dobbiamo obbligare.
Poi Jennifer, un bacione. Dopo una giornata in cui fai la maialina buffandoti, come ti comporti? Semplicemente il giorno dopo mi inizio con la mia routine alimentare, quindi easy. Sempre lei, come fai a sapere se i macros che ti stai stabilita vanno bene? Allora, sinceramente non lo so, però vabbè, da come vi dico sempre, ci sono vari calcoli da fare, varie formule che esistono, bisogna informarsi sempre. Anche per una cosa personale, poi vabbè, è sempre una cosa approssimativa, poi va anche in base al proprio obiettivo. Poi Jennifer mi chiede, ti gestisci tu la tua spesa, pagano i tuoi? Sì, per quanto riguarda la spesa, pagano i miei. Serena, il periodo più bello della tua vita, un bacione. Grazie, un bacione anche a te. Mangio e ti rispondo subito. Allora, il periodo più bello, un attimo controllo ora perché sto collegata, ok, no, perché tengo giusto mezz'ora di autonomia, non ho capito ancora questa fotocamera come va, comunque quindi io controllo il tempo. Allora, il periodo più bello, ormai porto sempre giugno nel cuore. Porterò sempre giugno 2018 nel cuore, è un po' giugno, vai, giugno è il mio mese fortunato, ma non mi voglio buttare iella da solo, però giugno ho constatato che è il mio mese fortunato. A giugno dell'anno scorso avevo aperto per la prima volta il canale, ho aperto la pagina, tante tante tante, tante cose belle. Ho un po' sempre il periodo estivo, poi anche giugno di quest'anno, ho tantissimi ricordi legati a giugno che vabbè non starò qui a dirveli, però sì, quindi giugno, mi ha fatto piacere che mi hai fatto questa domanda, grazie, grazie mille. Poi Morena, un bacione, ancora siamo a novembre, ma hai già delle cose che vuoi raggiungere nel 2020? Ovviamente sì, gli obiettivi ci sono sempre, penso che gli obiettivi siano... Io se mi sto smozzando la testa. Gli obiettivi penso che sia la cosa più importante che una persona deve sempre prefissarsi. E quando si finisce un obiettivo bisogna sempre iniziarne un altro, sempre, sempre, sempre. Quindi sì. Allora, il mio obiettivo nel 2020 un po' così. Prima cosa mi devo prendere la patente. Perché mi devo comprare la macchina. E dobbiamo fare tante challenge belle che solo con la macchina si possono fare. Tipo, io voglio troppo fare. Dici, ma che obiettivi sono? Sì, raga, lo voglio fare, ce l'ho qua. Tipo quel video che si porta tanto, che a me piace da morire guardare, infatti americani, pure se non ci capisco niente, inglese, non fa niente. Tipo ordino la stessa cosa che la persona davanti a me ha ordinato, tipo al McDonald's, questa cosa così, adoro troppo, quindi raga, la dobbiamo fare. Cioè, io morirò. E poi vabbè. E anche quello di migliorare sempre di più la qualità, di fare un po' di cambiamenti anche sul canale, di portarvi un po' di qualità, un po' di video diversi, sfiziosi, di portarvi di più anche me, quindi fare più vlog, chiacchiericci, queste cose così. Quindi mi voglio impegnare di più anche sul canale, perché so che a voi piacciono e anche a me, quindi ma non vi preoccupate che dicembre è alle porte. Poi Morena, sei contenta col tuo canale YouTube o vorresti cambiare qualcosa? Vabbè, io sono contentissima, cioè io alzo le mani perché
perché siamo 5.000, quasi 5.300. Adesso non ricordo bene il numero preciso, ma per me non siete mai e mai sarete un numero. Cioè io grazie a YouTube, grazie a Instagram ho conosciuto persone meravigliose, persone che mi seguono, che mi vogliono bene, io vi voglio un mondo di bene, quindi migliorerò, non cambierei niente perché tutti i video sul canale che avete visto li ho fatti veramente col cuore, quindi non cambierei niente, però vi porterò più contenuti, queste cose qua. Quindi grazie, grazie, grazie a tutti. Ultimo pezzo. Poi, in futuro vorresti sposarti e avere dei figli? Sempre lei, ovvio che sì, ho tanti bimbi. Speriamo di trovare un partner. Altrimenti, semplice, resterò la zia che vizierà i nipoti. Bellissimo. Come fa? Poi andiamo con il secondo round delle domande. Eccolo qui. Oh. Allora, vediamo cosa mi avete scritto qui. Allora, Irene, hai mai pensato di lasciare la palestra? Irene, no, ovviamente no. Cioè, raga, no. Io, oddio mio. Per una settimana. Non sono andata in palestra perché non sono stata molto bene. Ho avuto un po' di febbre, un casino. Quindi non sono stata in palestra in una settimana. Non vi dico che mi sono sentita morire quasi. Ma perché la palestra fa parte di me. Cioè, non sono neanche un assato. Devo andare in palestra, devo fare il peso. No. Quella è la seconda cosa. Io vado in palestra perché quando entro lì, io entro in una bolla. Metto le cuffiette e ciao mondo. Quindi è così. Un'altra ragazza, un bacione, sei felice della tua vita in questo periodo? YouTube, patente, palestra, eccetera, ti adoro, grazie anche io, un bacione. Sì, ragazzi, sono molto molto contenta perché dovete capire, più cose faccio in una giornata, io più sono contenta, più arrivo il sabato e la domenica distrutta, però mi sento soddisfatta perché ho fatto tutto, sono riuscita a portare i miei 3 video a settimana, troppo 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 fui contenta. Quando arrivi a pesare, Mary, un bacione, quando arrivi a pesare nel periodo di massa e quando nel periodo di cut? Allora, sinceramente, io sono partita in fase di massa che oscillavo tra i 61 e 62 o 63, non mi ricordo. È passato più di un mese e io ancora non mi peso. Non mi peso perché mi dimentico, cioè ve lo giuro, perché non sono fissata con la bilancia. Quindi non lo so. Però mi devo pesare, per sfizio. Un consiglio che voglio darvi: non vi fissate. Cioè. Non state a vedere pure il grammo. Perché non conta. Non conta la bilancia, ma conta voi come vi vedete. Questo è il consiglio più grande che io posso darvi. Cioè, vi dovete vedere bene, vi dovete sentire bene con voi stesse, non dovete pensare. Oddio, no, la bilancia segna così perché molto spesso è anche gonfiore, liquidi e di tutto, tutto, tutto. Quindi andate veramente tranquille. Cioè, me ne ha messe tantissimo. Adoro. Allora, nel frattempo, adesso vado più comoda.
Buone. Oddio, assurde. La mia amica, molto scemolina, un bacione, vedi? Non dico il nome, prendeva gli steroidi. Ma che cavolo di domande sono? Non lo so, però glielo dobbiamo chiedere. Allora, Giorgia, no, perché poi se non la rispondeva mi sentiva male. Giorgia, non riesco a mangiare più di 1000 calorie giornaliere. Secondo te è normale? No. Giorgia, scusa, chiamiamo Giorgia, sì. Giorgia, secondo me non è normale. Perché 1000 calorie è davvero un fabbisogno, cioè, sei proprio sotto. Cioè, se tu pure al giorno bruci, che ne so, 100 calorie, 200 calorie, no, no, aspetta. Poi non so se ti alleni, se fai sport, ma comunque no. Allora, questo è il periodo più brutto, che comunque si sa, una persona che sta su 1000 calorie, si sa, no? Lo sappiamo. Quindi il consiglio che veramente ti posso dare con il cuore, non seguire. Ma forse mi posso sbagliare con questo che ti sto dicendo, lo sai solo tu, perché ovviamente è una semplice domanda. Non seguire le persone che... Come ti devo dire? Voglio riformulare una frase bene, aspettate, perché sapete che io vado molto, sono molto schietta e a volte non so se questa cosa fa bene o fa male, però io sono così. Allora, il consiglio che posso darti, io non so perché tu stai su queste 1000 calorie, ma se non riesci a mangiare perché qualche problema c'è. Inizia un po' a giocare con le ricette, non lo so, sei golosa di dolci, inizia a farti, vuoi rimanere sempre sul fit, ovvio, inizia a farti dei biscotti, dei pancake, inizia a provare i vari topping, le varie creme, inizia, non so se mangi pasta, non saprei, però a fare dei pasti un po' più abbondanti, cioè non saprei che dirti perché non so la situazione che, la quale potrei motivarti e tutto. L'unico consiglio è quello di prendere in mano questa situazione veramente, cioè te lo dico con il cuore, segui sempre te e non seguire gli altri, ecco questo ti volevo dire prima, segui sempre te e non seguire gli altri, mi raccomando, mi raccomando. Comunque sti patan sono proprio a buono, complimenti. Sofia, ma no, mi sento sempre con lei, anche con le altre, un bacione. Faresti altri video? Ovvio. Eh sì, altri video cose, ricette, sì, ovvio. E infatti sto pensando un bel po' di ricette. L'altra volta ne devo registrare due perché tenevo un pomeriggio libero. La macchinetta scarica. Bene. Emanuela, un bacione. Allora, film o serie TV? Sinceramente, no. Nel senso, serie TV non le guardo perché la sera mi addormento, quindi non ce la faccio. Allora, l'ultimo film che ho visto è Le ragazze di Wall Street, troppo 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 bello, ho visto Maleficent, bellissimo nell'ultimo mese, veramente molto belli. Oddio, dove sono andata? Città italiana preferita da visitare? Non saprei. Io vorrei, vabbè, io ve l'ho detto, voglio andare in Sicilia, ci voglio andare. Tutta voglio visitarla. Poi voglio visitare, cioè sono sincera, non ho, io non sono quella persona che ho una meta, no, là devo andare, no, là, no. E a me piace un po' tutto, mi piace un po' girare il mondo, cioè mi piacerebbe girare il mondo giusto per vedere un po' le vecchie tradizioni, i piatti tipici, i monumenti, eccetera. Shopping. Dove vuoi sempre lei? Dove vorresti andare per il prossimo viaggio? Io voglio andare a Roma. Sì, sembra una cosa, ma voglio andare a Roma. Vabbè, se tutto va bene ci sarà comunque il viaggio lungo con la scuola, ovviamente. Proviamo.
Sempre lei. Che PC usi? Allora, uso un HP, io non mi ricordo il modello, cioè proprio la serie e tutto, non mi ricordo. E poi vabbè, ultimamente l'ho fatto comunque un po' sistemare da un professionista e ci ho fatto mettere un buon programma per l'editing. Perché nell'ultimo periodo per editare un video ci volevano 3 giorni, pure di più, oh. Invece adesso per editare un video un'oretta, mezz'ora ho fatto. Ho fatto. Sempre lei in che... Ma Roma, che è stasera? In che liceo studi? Allora, praticamente io sono un professionale, indirizzo commerciale. Come sta tua sorella? Tutto bene? Sta bene, sta bene. Spero che a Natale fa un video con me. Eh? Antonella, fai un video con me a Natale? Anzi, fate una cosa. Se siete arrivati fino a questa parte del video, scrivete giù nei commenti: Antonella, ti prego, fai un video con tua sorella. Così non potrà dire niente. Il periodo più bello della tua vita, un bacio. Allora, il periodo più bello della mia vita, ve l'ho detto, già a giugno. Giugno, vita mia. Questa è bella. Simo, hai mai sofferto un bacione? Hai mai sofferto di disturbo alimentare? Allora, diciamo sì. Io sono arrivata a toccare un fabbisogno giornaliero un annetto fa. No, un annetto fa, sì, un gennaio, eh? No, sì, un annetto fa. Sì, questo di un annetto fa. Sono arrivata a toccare sulle 1000 calorie, 1200 mang. E pensate che io camminavo un botto. Sono arrivata a un punto che io camminavo tantissimo al giorno, cioè veramente bruciavo calorie a morire. Andavo in palestra, facevo cardio. Io adesso vado in palestra e cardio, ciao tappetino, non sei per me. Facevo tantissimo cardio, andavo, tornavo a piedi, cardio a morire, pesi, ovviamente che io non ce la facevo ad alzare. E poi mangiavo poco, no, quindi sì, sono arrivata a questo periodo, ve ne ho parlato proprio, trovate proprio i video sul canale, in cui comunque avevo anche la perdita comunque del cibo, queste cose qua, vabbè, ne abbiamo già trattato di queste cose, quindi sì, ho avuto un po' di scombussoli, però adesso sono uscite, quindi se sono uscita io potete uscirne anche voi. Poi, Miriam, quale colazione consigli prima dell'allenamento? Io di solito prima dell'allenamento a colazione mangio un bacione anche a te. Mangio i pancake, quindi molto leggera, devo dire la verità. No, però io ho constatato che se non faccio una bella colazione prima di allenarmi, io non ho le forze e mi incavolo. Poi. Ultime due domande, ultime patatine e poi vi rispondo. Allora, Giada, rimedi contro il gonfiore addominale? Raga, il gonfiore addominale è la cosa più normale di questo mondo. Pensate che anche io, cioè comunque mi alleno, ok, sto in massa, quindi a me mi frega proprio, sono sincera, tanto metto un maglione largo e chi si è visto si è visto. Però io ultimamente, comunque anche io ho il gonfiore addominale, però ho capito che, cioè non ho capito. Vabbè, poi questo ma che va, ve ne parlerò più avanti, ah, perché altrimenti andiamo tipo a 50 minuti di video e vabbè, per altre persone che dicono questa 50 minuti di video. Comunque di questo argomento ne parleremo un po' di questi miei pensieri. Allora, comunque, torniamo alla tua domanda, scusatemi, per contrastare rimedi contro il gonfiore addominale, ovviamente il gonfiore addominale è pure fibre, carboidrati, ma è normale. Infatti la mattina tu ti sveglierai sicuramente con una pancia più sgonfia e poi la sera un pochino più gonfia, ma è normalissimo, cioè non penso che ci sia un rimedio proprio. Però se tu comunque ti alleni, mangi bene, non ti preoccupare.
Io sono stata liberare lo stesso. Poi, cheat day non portano ad avere smagliature? Assolutissimamente no, perché comunque i cheat day, io ti parlo di cheat day, di quello che ho fatto io, 10.000 calorie, ci sarà un'altra, non vi preoccupate, fermi tutti. Non portano smagliature perché comunque c'è una preparazione pre e post e poi c'è anche un allenamento durante, quindi nessuna smagliatura, anzi per noi che ci alleniamo, specialmente quando siamo in definizione, ci stanno queste cose. Allora, io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando un pollice in su e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!